quanto accaduto durante il match di campionato poteva avere conseguenze molto serie, tutto in diretta sulla piattaforma streaming. Un weekend ad alta tensione, quello che si concluderà questa sera con, tra le tante partite, il big match tra Inter e Napoli. In Serie A, nella notte tra venerdì e sabato si è assistito ai violenti scontri tra i tifosi del Torino e della Juventus, le due squadre protagoniste del derby di sabato sera. Giovedì, invece, Genoa-Como è stata interrotta per qualche minuto a causa del lancio di oggetti dagli spalti verso uno degli assistenti dell'arbitro che ha denunciato anche di essere stato colpito. Ma non è solo in Italia che si registrano episodi del genere e quanto accaduto in Francia avrebbe potuto avere conseguenze gravissime per la vittima. Un episodio shock che è successo durante la partita che si è disputata venerdì sera tra il Marsiglia e l'Auxerre. Gli ospiti si sono imposti per 3-1 sulla squadra di De Zerbi. Il tecnico italiano nel post-gara ha paventato anche la possibilità delle dimissioni, ma è ciò che è accaduto durante la partita a far discutere. Vittima e incolpevole è Ambre Godillon, giornalista di DAZN, che stava coprendo la partita come bordocampista. Francia, giornalista DAZN colpita da un oggetto. È proprio a bordo campo che la Godillon si trovava quando dagli spalti è piovuto un pesante oggetto di metallo che l'ha colpita al volto, sfiorando gli occhi. Se fosse stata colpita lì, l'episodio avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi. Sono rimasta scioccata da quanto accaduto. Un oggetto mi ha sfiorata, un vero e proprio proiettile in faccia. Non so cosa dire, le parole della giornalista sui social meno, sono un po' scossa. Questo non è calcio. Un episodio che avrà inevitabilmente conseguenze sulla tifoseria del Marsiglia, che lo scorso anno assaltò il bus del Lione. Il club che si è immediatamente scusato per ciò che è successo e si è attivato per individuare il responsabile del gesto. Soltanto per pura fortuna la donna non ha avuto conseguenze molto più gravi con l'oggetto che, come detto, le ha sfiorato gli occhi. Ora bisognerà vedere a cosa porteranno le indagini, se si riuscirà a risalire all'autore del lancio e quale sarà la condanna, sportiva e non, per il colpevole, da capire se il giudice sportivo procederà anche nei confronti del Marsiglia ed, eventualmente, in che modo? Resta il grande spavento e la gravità di un gesto che arricchisce la casistica di episodi di violenza che accadono nel mondo del calcio.